Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi mostrerò tutte le serie di libri che ho intenzione di finire. Qualcuna la finirò entro il 2019, altre purtroppo non faccio in tempo, dato che mancano 2 mesi alla fine dell'anno e io ho gli esami, ho gli esami, e ho gli esami, ho gli esami, ho gli esami, ho gli esami. E quindi non credo di finire in tempo, dato che devo leggere anche un mattone di libri che ho per l'università. Quindi purtroppo non tutte farò in tempo a finirle entro il 2019. Altro ovviamente non dipende da me se non le finisco entro quest'anno, perché devono ancora uscire i seguiti. Come per esempio la prima che vi mostro, che è I segreti di Askeladd di Federico Paccani. Questo libro l'avevo visto già a Pescara Comics dell'anno scorso, che in realtà era passato un anno e mezzo, però ok. E poi ho comprato a Lucca Comics dell'anno scorso. Cade proprio a fagiolo questo video, perché appunto Lucca Comics è di solito questo periodo, fine ottobre, inizio novembre. E finalmente l'ho comprato, finito in 5 giorni, dato che è 500 pagine. Poi ho comprato anche il secondo, che è questo qui, che è il doppio del primo, che ho comprato al Pescara Comics di quest'anno, aprile 2019. E tipo ero sconvolta quando ho finito il secondo libro, sconvoltissima. Ci ho messo una settimana, perché dato che sono 800 pagine e passa, ed ero sconvolta, cioè io non avrei mai voluto leggere un finale del genere, cioè mai nella vita, ma a parte il finale è proprio tutto, cioè dalla metà in poi le cose che non potete neanche immaginare. Quindi io vi consiglio di leggere assolutamente questi due libri, anche se ci mettete un po' a leggerli. Non vi preoccupate perché l'autore ha espressamente dichiarato che dentro il 2019 non uscirà mai il terzo, almeno io non ho speranze che esca entro il 2019. Quindi non vi preoccupate perché avete tutto il tempo per recuperarli. E dovete farlo perché io tipo sto aspettando il terzo da una vita, da praticamente da aprile, da che ho finito di leggere il secondo. Ma immagino che quelli che l'hanno letto prima di me, cioè stanno aspettando tipo da un anno e mezzo, dato che il secondo libro è uscito a marzo 2018. Quindi, cioè, io tipo, ho pietà per voi ragazzi, davvero, pietà per voi, perché davvero non potete capire ciò che è successo e ciò che accadrà non posso neanche immaginarlo io, perché succederanno delle cose, delle belle secondo me. E tra l'altro ho parlato, scambiato qualche messaggio con Federico su Instagram e tipo da quello che mi ha detto, devo aspettarmi veramente il peggio e iniziare per i peggiori scleri, perché io devo iniziare già da adesso, perché secondo me poi non saranno mai abbastanza, dato che già il secondo mi ha fatto sclerare troppo. La seconda trilogia, al momento trilogia non lo so, è quella di Hyperversum, la seconda serie, in realtà o trilogia, non lo so, di Cecilia Randall, dedicata a Hyperversum. Allora, questo è il primo, Hyperversum Next, e il secondo è Hyperversum Ultimate, che mi piace di più come copertina. Devo dire che il secondo, non l'avrei mai detto, mi piace di più del primo, almeno esteticamente. Mentre il primo come contenuti, secondo me, ci sta di più, mi è piaciuto un pochino di più, nonostante nel secondo ci siano cose che neanche potete immaginare. Cioè, proprio no. Però devo dire che questa l'aspettavo con meno ansia rispetto ai segreti di Askeladd, perché alla fine non mi ha messo tantissima ansia, non mi ha dato questa cosa tipo no. Diciamo che sì, però di meno. Quindi comprerò il terzo, penso a Natale, me lo farò regalare a Natale. E non lo aspettavo tanto con ansia. Sì, ovviamente sono contenta che è già uscito in realtà il terzo. Ed è verde, se non sbaglio. E boh, vedremo dal vivo come sarà, se mi piacerà di più rispetto ai primi due. Al momento il secondo è il mio preferito come copertina, ripeto. E niente, questo sicuramente la finirò entro il 2019, dato che la leggerò sotto Natale. Un'altra saga, tipo di 11 libri che voglio finire, è sicuramente La spada della verità di Terry Godkind. Questo è il primo e ho letto questo libro in tipo 10 giorni circa e devo assolutamente recuperare anche tutti gli altri. Sono a metà del secondo,
sono andato un po' a rilento, credo di averlo detto già in altri video, perché sono 11 libri, questa cosa mi scorre tantissimo, e poi il primo e il secondo corrispondono alla prima e alla seconda stagione della serie TV, che io ho già visto, quindi già so cosa accadrà. Questo primo libro l'ho già letto e devo dire che la serie TV, almeno la prima stagione, è piuttosto fedele al libro. Ovviamente il secondo, che vi farò vedere, che è questo qui, sono in lettura. E sperando che lo finisca entro il 2019, così almeno dal 2020 posso concentrarmi almeno dopo gli esami con gli altri libri, dato che dal terzo in poi non so cosa accadrà, dato che ci sono solo 2 stagioni purtroppo, quindi. Però questo, diciamo, secondo libro non è che mi sta entusiasmando molto, forse perché la serie TV, la seconda stagione, non è troppo fedele al libro. So che non dovrei farmi condizionare delle serie TV. Col primo ci sono riuscita, col secondo un po' meno, però spero che una volta finiti i libri dell'università possa riprendere di leggere il secondo volume e di continuare poi, perché io devo sapere cosa in realtà succede poi dal terzo libro in poi, dato che hanno cancellato la serie TV, quindi io praticamente dal terzo in poi non so assolutamente niente. Quindi questo dovrebbe essere un incentivo per me a continuare questa serie. Un'altra saga che voglio continuare è quella del Trono di Spade. Questo è il terzo che sono, diciamo, in lettura di questo. E diciamo che questo è ancora più scoraggiante rispetto alla Spada della Verità, perché naturalmente ho visto già tutte le 8 stagioni della serie TV e mi scoraggia tantissimo sapere già cosa succede, soprattutto i primi 5 libri, che sono gli unici che esistono. E diciamo che per il momento è piuttosto fedele la serie TV, anche se in realtà inizia a tipo sfumare e io tipo no, cioè. Quindi questo dovrebbe essere, come dicevo prima, un incentivo per continuare a parer mio, perché se la serie TV è diversa vuol dire che nei libri succede qualcosa che nella serie TV non è mai successa. Perciò ho intenzione di finire il Trono di Spade, non credo entro il 2019, almeno questo sì, questo credo di finirlo nel 2019, però per il resto sempre dopo gli esami di gennaio e febbraio. Un'altra serie che voglio continuare è quella di Red Rising di Pierce Brown. Questa è una trilogia, questo è il primo, e ce ne sono altri 2 in seguito che sono lì, che non tolgo perché sennò succede un macello là poi. E ho scoperto che esiste un libro, diciamo, che segue la prima trilogia, che dovrebbe essere tipo un 20 anni dopo, comunque dicendo, non lo so, comunque. Una cosa del genere, e ho intenzione di. Ho già visto in libreria che costa tipo 18 euro, una cosa del genere. Però mi hanno consigliato di leggerlo il più tardi possibile perché l'autore ha detto che il seguito di quel libro verrà fra 1 anno, 2 anni, comunque fra tanto tempo. Quindi io sto aspettando che l'autore annunci almeno l'uscita del secondo libro di questi 20 anni dopo, almeno così non devo aspettare tanto, perché tanto questa trilogia è conclusa, cioè si conclude con Morningstar, e diciamo, sono curiosa di leggere questi 20 anni dopo. Sono curiosa, però diciamo che posso aspettare un altro po' a leggerlo, dato che essendo questa trilogia conclusa, non lo so se ho l'ansia oppure no, perché se non fosse stata conclusa magari avrei l'ansia di continuare, però al momento non credo di leggerla adesso, magari sarà una delle prime letture del 2020, sperando di finire gli esami in tempo, perché sempre questi esami io non lo so, vabbè, andiamo avanti. E poi naturalmente un'altra trilogia, no, non è una trilogia, è una saga che vorrei continuare, è sicuramente Fidanzati dell'inverno, anche per questa volta, non è colpa mia se non la finirò entro il 2019, perché è uscito da poco il terzo volume, La memoria di Babel, che non ancora compro, sicuramente sarà uno dei regali di Natale anche questo, e leggerò il terzo sperando di riceverlo a Natale, sempre appena dopo Natale, sperando che ci riesca, e non è detto che io ci riesca.
E naturalmente il quarto non so quando e come e perché uscirà, perché naturalmente credo che non ancora esca in lingua originale, comunque è uscito da poco, se non è ancora uscito. E niente, io questo l'ho già letto, come ho letto Gli scomparsi di Carrie Nuna, che è il secondo, e devo appunto recuperare il terzo che è uscito da poco, e poi continueremo questa quadrologia, credo, non so se poi ci sarà un altro, un quinto libro, non lo so, comunque al momento sono quattro e speriamo di poterli finire tutti. E come ultima trilogia non posso che non citare Nevernight di J. Christophe. Questo è il primo libro ed è meraviglioso. Nonostante l'abbia già letto, lo rileggerai anche subito. Sto leggendo il secondo, I grandi giochi, e lo finirò sicuramente entro il 2019, anche il terzo, Alba oscura. Se non lo comprerò subito, me lo farò regalare a Natale, ma sicuramente non ce la farò ad aspettare Natale per comprarmi Alba oscura, perché già I grandi giochi mi stanno mettendo ansia, quindi che mi devo comprare anche il terzo. Comunque, sicuramente, se non prima di Natale, comunque lo leggerò durante le vacanze di Natale, quindi lo finirò entro il 2019. E tutti dovrebbero farlo, tutti dovrebbero leggere Nevernight, perché già con un libro e tre quarti, diciamo, perché sono quasi alla fine del secondo, già mi sono innamorata follemente e già mi sento di consigliarvi di leggere Nevernight. Bene, questo video finisce qui, lasciate un like, iscriviti al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e fatemi sapere nei commenti quale saga volete finire entro il 2019 o quali saghe volete finire, se sono più di una. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!